No, io sarò breve perché poi ci interessa poi discutere, chiacchierare, rispondere a domande, critiche, contumelie, invettive, qualunque cosa. No, io non, più che del libro parlo di quello che c'è intorno al libro, cioè che cosa rappresenta Altai all'interno del, del percorso del, del nostro collettivo. A parte oggi ho saputo da uno dei dirigenti dell'Einaudi che qualche giorno fa il caporedattore della cultura di Repubblica, Antonio Gnoli, è stato sentito dire: questi qui sono una rock band di quelle longeve, sono tipo i Rolling Stones. Che speriamo a 60 anni di non essere patetici come loro, però insomma, però è, insomma, no, per dire che insomma ci si comincia a accorgere che il nostro percorso, il nostro tragitto dura da un po', ecco, questo è interessante. Appena pochi mesi fa qualcuno aveva detto Duraming. Duraming, esatto, esatto. Sì, sì, l'aveva detto, beh, facciamo i nomi, chiave, il direttore del domenicale del Sole 24 Ore. Vabbè, in realtà sì, abbiamo avuto un momento difficile, nel senso che un anno e mezzo fa abbiamo perso un membro, cioè non che ci hanno amputato un braccio o una gamba, ma che uno di noi ha lasciato la band. Uno di noi ha lasciato la band per insomma motivazioni che non è questa la sede, insomma non andremo qui a, a spiegare, approfondire, eccetera. Però abbiamo avuto un momento chiaramente difficile, perché dopo tanti anni di lavoro comune, cioè dopo aver scritto libri insieme, aver condiviso moltissimo, ci siamo ritrovati che non eravamo più un quintetto, ma eravamo un quartetto, come il John Coltrane Quartet, come, come i Beatles, insomma, quindi alla fine in realtà i quartetti cioè non, non sono poi male, no? Però i quattro moschettieri, il quartetto eccetera, il quartetto eccetera. E, no, abbiamo avuto, cioè abbiamo pensato, qui dobbiamo avviare un, sì, un percorso di elaborazione di questo lutto. E avevamo già in mente di scrivere una cosa che si collegasse al, al decennale di Q, però non era ancora Altai, cioè Altai è cresciuto dopo, all'inizio volevamo scrivere un racconto, cioè poi pian piano ho cominciato a lievitare, 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 è diventata una novella, poi alla fine un romanzo di 400 pagine, però eravamo ancora proprio agli albori di questa riflessione quando è successo il patatrac. È successo il patatrac e abbiamo deciso di tornare, cioè per affrontare questa cosa, per elaborare questo lutto, di tornare all'inizio. A lui l'abbiamo chiamato tornare al luogo del delitto, perché per alcuni, cioè alcuni a cui stiamo abbastanza sulle balle, è stato un delitto il fatto che noi abbiamo iniziato e poi siamo andati avanti, e abbiamo pensato appunto di ampliare quella cosa che volevamo fare per il decennale di cui, proprio cioè esplorare di nuovo palmo a palmo il terreno sul luogo del delitto. E, leggevo l'altro giorno un, uno scrittore kenyota, Ngugi Wa Thiong'o, che lui diceva remember, ricordare, è il contrario di dismember. Remember vuol dire riattaccare le membra, e lui faceva un riferimento riguardo alla cultura africana distrutta, sradicata dal colonialismo, e lui diceva trattino membering Africa. Noi abbiamo perso un membro e con il remember, cioè con il ritorno a Q, in qualche modo abbiamo suturato la ferita. Quindi Altai è stata la nostra terapia di gruppo, di fatto è stata la nostra terapia di gruppo, è stato un anno e mezzo. Non ci sono dentro i cazzi nostri, se, no, se non in forma proprio iper allegorica, cioè che può capire proprio solo uno che ci conosce benissimo, e poi forse neanche. Quindi sì, non è nessuno sì, questo è, e dopo ci parlerai dei tuoi problemi, ma adesso sì, è stato un anno e mezzo difficile, quello, in realtà noi per scrivere Altai ci siamo fatti un culo quadro, è stato faticosissimo. Noi di solito ci mettiamo 3 anni a scrivere un libro, a scrivere un romanzo, di quelli grossi, di quelli collettivi, e stavolta ci abbiamo messo un anno e mezzo. Quindi abbiamo contratto i tempi e intensificato l'impegno, abbiamo cominciato a mandare molto raramente la nostra newsletter, abbiamo fatto meno apparizioni pubbliche, ci siamo concentrati, abbiamo tenuto il focus sul lavoro per Altai e ne siamo usciti sfiancati, esausti, cioè uno, cioè tra un po' gli mettono l'occhio di vetro, nel senso che ne siamo usciti insomma con le difese immunitarie abbassate, cose così eccetera, però insomma avevamo delle buone vibrazioni, ci abbiamo creduto fino in fondo, l'abbiamo scritto in marcia forzata, avevamo
noi abbiamo tutti i nostri slogan interni, abbiamo tutto un linguaggio, un gergo tutto nostro. Uno dei nostri slogan interni mi è venuto in mente prima quando si parlava della fessura, che, per cui passava sempre solo il protagonista, di cui magari pochissimi altri, e non l'allargava mai. Noi negli anni abbiamo inventato uno slogan che usiamo tra di noi e che crediamo però valga per tutti, che è salvarsi il culo il più collettivamente possibile. Grazie.